Esiste un'altra importantissima differenza con le declinazioni che abbiamo studiato finora. Per la prima e seconda declinazione abbiamo imparato che il tema del sostantivo resta invariato in tutti i casi. Per la maggioranza dei sostantivi della terza declinazione, invece, esistono due temi. Uno per il nominativo e l'altro per il genitivo che viene utilizzato nel corso della declinazione. Per esempio, se cerchiamo sul vocabolario la parola corpus, troviamo questo.